registro, ma tanto ormai abbiamo già capito tutto. Cosa devo fare? Melo in culo, melo in culo! Mi ciuccia! Mi ciuccia! Eh sì, pure la porta che si apre, che succede? Guarda te ste porte de merda! No! Mi ha visto entrare. Mi ciuccia. Ma che palle. Ma secondo me stealth non serve un cazzo. E nel momento in cui glielo prendo si rende conto. Guarda, visto? Saro a porta che fa corrente. Oh! Bimbo, è tuo questo? Gli do. Ah, e lui sta bene adesso. Qua? E qua c'è il terzo bambino che non avevamo trovato ieri. Ciavatene, ciavatene! Vai, mona! Via dritto! Ciao, bocciati. Questo polmone. Boh. Ehi, puttana! Che paura! L'aveva fatto anche prima, ma non mi sono spaventato. Me ne manca uno e a destra, no? Tranquilli, eh. No, questo si gira minchiula. Ce la faccio! Ce la faccio, sono il signore del dribbling! Mi indriblo, doppio dribblo, triplo indriblo. Mamma mia, il campione del mondo, Campione del mondo di fuga! E versete sta porta de merda. Vieni qua, boccia, ciappa. E ho vinto! No che non ho vinto. Quindi? Sta picchiando qualcuno? Sta coltellando qualcuno? Devo guardare, secondo voi? Ah, del fantasma non è rimasto più niente. Ah, c'è una luce tetra, una luce rossa. Oh! Ah, vedi, i bambini si vendicano. Bello. Posso anch'io? Ma sì, dai, mi aggiungo alla festa. Non so, mezz'ora che la infilzano, arrivo io, si incazza. Non lo so. Va là, va là. Abbiamo chiesto a percentuale dollaro gradi di... E non ho finito di leggere. Di prestarci attenzione, ok. Andiamo sul www. Che il balcone è ora sbloccato. Raggiungilo per trovare alcuni oggetti interessanti. Allora, il balcone che è di qua. No, è dalla parte opposta. Allora, tiro sulla torcia che non si sa mai. Prendo su questa rivista, Into the Dark. Florence Incident, Area 51 Update. Bello. Una videocassetta con scritto Chester. Ma Chester... Chester è il figlio del fioraio. C'è qualcuno che ha un VHS qui da qualche parte? In questi anni 90? Però non è una di quelle televisioni con il VHS incorporato, no. Proviamo a infilargliela nel culo qua. Tempo rovinato questo nastro, non abbiamo idea di cosa contenga e forse è meglio così. Magazine. Avete sentito parlare di Roland Schriss? Negli ultimi mesi, sotto la maschera di un umile fioraio, il crimine trafficava organi. Il fioraio trafficava organi! Ecco perché c'erano le foto dei vasi con gli organi. Ma che bello! Quando la polizia ha fatto il ritorno all'appartamento era già troppo tardi. Il cadavere di Roland, tempestato da pugnalate. Un bambino viveva con suo padre e oggi risulta scomparso. Che Roland abbia ucciso e nascosto suo figlio in un posto sconosciuto? Che avesse già venduto i suoi organi? Bellissimo! Dov'è Chester? Alcuni sostengono che, chissà. Io mi riprendo il videocassetta che magari mi torna utile di là. Bello che questo qua ammazza i figli degli altri, cioè forse anche il suo, o forse il suo l'ha ammazzato, non lo so. Io mi rinfilo nello specchio. VHS alla mano, sono il tuo capitano. Qui c'è un'altra torcia. Ah, cose verse. Ma me ne frega niente di venire qua, però. Cos'è questo? No, ma che bello! Ma questa qui non è la storia di Lino Pino, Gino Pino, Tino, Lino e Bino. Orco can! Che ho sbagliato uno. Peccato. Allora, riprovo. Va in culo, questo non è dritto così? Ma vaffanculo! Ma è tutto... ma non si capisce niente con questi disegni rupestri, dai! Ma porca puttana, 2 ore, l'avevo già risolto, sicuro, guarda. Ma che rottura di cazzo! Ma questo è rovescio. Ma porca puttana! Sto adottando una tecnica che si usa spesso in questo tipo di enigmi. Sto andando assolutamente a cazzo di cane. E questo è ancora storto. Non è possibile. Non ce la faccio, non ce la fa. È proprio una roba come il gioco del 9. Il mio cervello non ce la fa, lo vede e vuole morire. Ma io non lo posso risolvere. Perché la vita non si risolve. È un incubo. Ma perché è sempre il rovescio alla stessa maniera? Ma come cazzo è possibile? Qualunque cosa io faccia, alla fine della fiera è sempre girato alla stessa maniera. Non è possibile. È vietato proprio dalla legge. Adesso giro questo. Guarda. Ma com'è possibile? Come cazzo è possibile? Non è possibile. Non è possibile. E adesso è sbagliato. No, è giusto. Non è vero. No. No. Va in culo. Non è giusto.
Basta, vado via. No, non dirmi che quell'enigma non era risolvibile. 555-0173. Allora, strappa la pagina. Mettiamo qui. This number was suspended. Porca troia. This is move over in customer support. How can I help you? Non lo so. It seems like this enigma is broken. Molto bene. Sorry for the inconvenience. You should hear us. It's our crane in motion. It will let you escape. Non era risolvibile, quindi? Porca puttana. Ci ha chiesto di dargli risposte. Nel culo me ne infilo le risposte. Siamo in un altro edificio adesso. Esploriamo! Merendine. Avrei proprio voglia di merendine al gusto morte. Un computer. Posso digitare sul www? Mail. Com'è che si chiamava il bambino? Chester. Posso navigare sul www? No. C'è solo questo. Oh! Ma che bella radio! E qua c'è un altro... Ah, sì, Ciapeo. Chi è? Sì, Ciapeo, che ti salgo. Sì, sì, sicuro, sono già lì. Allora, il bagno. Come al solito ci sono gli spauracchi in bagno. Niente. Devo prendere l'ascensore. Devo prendere chiaramente l'ascensore. Che piano? 12? No, il 13. E poi c'è il piano R. Chi è? Ma ciao, stronzo! Ma vaffanculo, eh! Ma è tutto buggato. Preso le scale, sicuro, sto figlio di troia. Mi butto dal tetto, così muoio ed è finito sto incubo. Non è la cosa migliore? Per tutti proprio. Soprattutto per lui che perde metà del suo tempo a cercarmi. Si può? Gigi Bagigi? Senti come calpesta il mondo lui, con le sue, con i suoi piedi di carne. Non so se ha preso l'ascensore, però lo sento camminare, non lo vedo. Dov'è? Ma mi sta camminando nel cuore! Dove cazzo sei? Ma uccidimi! Fastidioso! È uno studio di registrazione? Eccolo là. Vabbè, pigliami. Devi fare tutto il giro. Guarda te che fatica che ti tocca fare. E non scappo. Invece sì. Ciao! Ciao, perdente! Te. Ah, l'ho proprio gabbato! Non saprà mai dove sono andato. Perché sono andato di qua. Cosa c'è? Una serpentina. E quindi? Probabilmente devo andare nella sala di fianco alla sala riunioni. Ecco qua. Che cos'è? Un CD. Tagliato. Sì, però non è che se lo compongo tipo puzzle poi lo legge. C'è scritto solo data. Ah, forse devo trovare i quattro pezzi, metterli dentro il computer e li unisco. Sì, se li metto nello specchio si uniscono. Il problema è che ho girato 40 minuti e ne ho trovato uno. Ma io posso ritornare da dove sono venuto? Ah, non ci avevo pensato, non sapevo si potesse tornare indietro. Pensavo vabbè, ma allora... CDPs. Porca troia, ma perché sono stupido? È la meccanica base del gioco. Gli altri avranno le altre parti. Guarda. Sto scemo. BBB, pezzo numero 2 e numero 4 del CD. Grazie, Lino! Allora, io che pezzo c'ho? Il 2. Allora, scarico il 4. Il 3 mi mancava. Perfetto. L'1. Ma secondo me devo fare così e mi viene a fare un CD intero o devo fare un'altra maniera? Vediamo. No, vedi. No, non è giusto così, non è giusto così. Come li unisco? Li seleziono? Ah no, aspetta, devo leggerli tutti. Atto, ed è per questo che ne sono così sicuro. Messaggi divini per... 2, aspetta, apriamo anche il 3 e il 4. Meno questo luogo, lentamente per meno la mia stessa anima. Quel giorno abbiamo provato a stabilire un contatto, ma nessuno lo sa. Se ne sono consapevole, ok, il 3 si conosce. Se ne sono consapevole, lascia che te lo dica, è solo a causa di quella vecchia radio. Ho preso contatto ed è per questo che ne sono così sicuro. Messaggi divini permeano questo luogo e lentamente permeeranno la mia stessa anima. Vabbè, e quindi non ho guardato il CD, c'era le scritte sul CD. Il CD! Ragazzi, le scritte sul CD! Però anche voi, E che figure mi fate fare? Porca miseria. Zippos data. Ah, dici che è un 2019? 2019 data. Non posso mettere tutte le cose in un unico file. Vabbè, apro tutti i file. 3, 4, 1. Sei così comunque geniale. E salvo? Vediamo. Il motivo per cui non l'ho fatto è perché non pensavo che il gioco me lo facesse fare.
che me ne faccio io di questo qua? È specchiato, va nell'altro. È specchiato, va nell'altro. Giustamente, giustamente. Eccolo qua. Scusami. Non vedo niente. Ok, ho capito. Purtroppo. Quanti? Già mi girano i coglioni, lo so già. Qui. Ma devo aver sbagliato. Aspetta che riguardo. Ah, qui c'è il ripiano, c'è il coso. Hai ragione. Cazzo, è specchiato! È qui. Quanto sono un genio, cazzo! Boh, allora uno. Okay. Cosa sta facendo? Stava limonando il muro. Cosa sei, un fantasma questo? Allora, poi, tetto. Sì, è qua, sicuro. Ok. Sempre il tetto, guardando la gru. E il prossimo, in un armadio super generico. Eccolo qua. Qua? Pareva doppio, vero? Era doppio. Eccolo qua. Triangolo. Quello che Renato Zero non aveva considerato. E poi si domanda, e lui chi è? Baragulo! Renato! Lui chi è? Adesso vieni fin qua, mi incula. Siamo a metà strada. Sala riunioni e sopra un frigo. E sopra il frigo nell'altra casa! Oh, mamma! Sala riunioni è di sopra, giusto? E dai, che palle, Renato! C'è un frigo anche qui? Ah, c'è un frigo anche qui, grazie, non l'ho visto. A sala riunioni dove? Ha fatto la foto qua, cazzo, era. No, dai, stronzo. Ho capito per dire foto se ti prende. Appena detta. Che rottura di cazzo. Mettiamo che non abbia voglia di rompermi i coglioni con questa cosa. Perché non ne ho voglia. Non è che magari c'è qualcuno... Io scrivo. Proviamo la via del cheater. Furbacchione, dai, il gioco mi dà la possibilità. Guardate che è veramente una rottura di cazzo quella roba lì. Cioè, è bellissimo, ma il mostro che ti rincorre mi rovina proprio la libidine di qualunque gioco. Un checkpoint in ogni foto non sarebbe stato male. No! No! Quindi, andiamo avanti domani sera. Eccolo qua. Raccattiamo un po' di roba. La radio con le frequenze. Come faccio a frequentare? C'è un sorriso smagliante. Che devo dare un bacino? No, mi sa di no.